ragazzi, per chi non lo sapesse, ho aperto un secondo canale, si chiama Sequel Extra Calcio. Una volta ogni due giorni video nuovi, quindi mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, passateci. Un bacione. Partendo dal presupposto che stasera c'è Chelsea-Roma e quindi io starò zitto in ogni caso, cercando di evitare ogni possibile, non lo so, bagarre nei confronti della Roma, che magari una cosa sul Chelsea e poi magari ci sfondano, non lo so, sto zitto. Però questo video lo sto registrando di lunedì, quindi non so nemmeno come andranno le partite del martedì. Però ragazzi, il Chelsea va a perdere con il Crystal Palace. Ne parliamo dopo la sigla, dai, partiamo subito con il British Wednesday. Ragazzi, partiamo proprio dal Chelsea. Il Chelsea, allora, pensate ragazzi, Crystal Palace, record negativo della storia della Premier League. 0 punti finora, 0 gol fatti finora. Contro chi vince? Contro il Chelsea. È qualcosa di clamoroso. Fra l'altro ci voleva l'autogol di Azpilicueta per sbloccare il Crystal Palace, che non riusciva a segnare. Conte, ragazzi, quest'anno fuori casa soffre come un cane, veramente come un cane. Fra l'altro è la seconda sconfitta di fila. Ora affronterà la Roma e non so come andrà. Però io spero di sì. Però magari, ragazzi, spero sì per due motivi. Il primo è perché magari la Roma vince, la Roma pareggia, la Roma non perde e se incazza ne suoneranno Conte e viene in nazionale. Però non lo so, a parte i scherzi. Poi comunque settimana prossima c'è anche una partita tosta, poi ne parleremo. Il Chelsea, ragazzi, in questo momento ha bisogno di vittorie come il pane. E questa sconfitta fa malissimo all'ambiente, a Conte e a tutto ciò che c'è intorno. Anche perché il Manchester City corre tantissimo. A proposito, Manchester City che corre tantissimo, City che vince per 7-2 contro lo Stoke City, ragazzi. Stoke che prende questa batosta clamorosa. Fra l'altro, adesso è registrato prima del Napoli, però ragazzi, mamma mia, che avvertimento gli ha dato il City al Napoli. Come a dire, vabbè, voi avete battuto la Roma, ok, avete vinto contro quello che l'hanno, in casa di quelli che l'anno scorso sono arrivati secondi, va bene tutto, ma ne dà una mazzolata allo Stoke City, che fra l'altro finora si era rivelato l'ammazza grandi, perché aveva fermato tante squadre. E si era arrivato l'ammazza grandi, gli dà una mazzolata e gli famo 7 gol, una cosa che clamorosa. Dopo mezz'ora, ragazzi, la partita era già chiusa, era già finita la partita dopo mezz'ora. Questo significa proprio come Guardiola abbia voluto vincerla subito, immediatamente. Poi credo che li abbia anche messi in guardia, gli abbia detto: ragazzi, non ci incischiate, perché comunque questi qua hanno dato fastidio a tutte le grandi. Quindi entrate in campo, vincete e uscite. Quindi dopo mezz'ora dobbiamo chiudere il match. E così effettivamente è stato. La sorpresa del campionato finora probabilmente è il Watford, ragazzi. Watford che vince per 2-1 contro l'Arsenal. Ma non è questa la sorpresa. Io, ragazzi, mi domando, chi è la big? Cioè, è il Watford la big o è l'Arsenal? Perché finora il Watford si è comportato da big e l'Arsenal da squadra mediocre. E questa a me mi è sembrato. L'Arsenal ha perso con il Liverpool 4-0, fra l'altro. Ha perso con lo Stoke e ha perso con il Watford. Mentre il Watford, ragazzi, gioca in modo essenziale. Cioè, la ribaltata, l'ha vinta all'ultimo secondo, la sfiga, quello che vi pare dell'Arsenal. Però il Watford continua a fare punti, continua a fare pochi, diciamo, continua a giocare in modo cinico. Non vedrete mai, settimana prossima staremo a vedere, tanto sto scivolando. Non vedrete mai un Watford che vince 4-0, 7-2, 5-3. Però vince, faticando vince, prendendo gol vince, facendone solo uno vince. Ma vince, ragazzi, vince. E questa è una cosa fondamentale. Ora non so dove potrà arrivare, però magari un posticino in Europa se lo prendono volentieri. Il big match della giornata doveva essere Liverpool-Manchester United, invece finisce 0-0 e ci facciamo certi sondellini che voi nemmeno vi immaginate. Gioca meglio il Liverpool, forse, anzi senza forse, secondo me meritava molto più il Liverpool. Però ragazzi, Mourinho si prende il punticino d'oro. Per chi conosce Mourinho, e penso che lo conoscete tantissimi che ha allenato in Italia e ha fatto il triplete, Mourinho non è mai quell'allenatore che dici vince sul campo del Liverpool, vince sul campo del Chelsea. No, lui si accontenta del punticino, fa magari un catenaccio un pochino nervoso, perché comunque innervosisce gli avversari, fa innervosire, però si accontenta del suo punticino. Poi però va a vincere contro tutte le piccole, in casa contro tutte le big, e poi l'obiettivo se lo porta a casa. E questo è importante, non è come il City. Però che cosa c'è di diverso, ragazzi? Che il City magari vince 7-2 con lo Stoke, va a vincere sul campo del Chelsea, vince 0-3 il derby, mamma mia, fortissimo. Poi magari una settimana che gli gira male, fra conto due settimane che gli gira male, c'è sta partita, il turno di settimanale, partita affronta, per dire, che ne so,
Watford, Bournemouth e Crystal Palace, fa due punti, ne perde una, ne pareggia due e butta tutto all'aria. Il City è così, lo United è molto molto più essenziale. E saremo a vedere poi come Mourinho durante l'anno, per me, sfrutterà molto questa situazione. L'ultima partita di cui voglio parlare è Tottenham-Bournemouth. Il Tottenham trionfa per 1-0. Anche qua, ragazzi, è stato un cambiamento drastico a confronto all'anno scorso, perché il Tottenham non viaggia più. L'anno scorso il Tottenham viaggiava spedito, tralasciando la settimana scorsa ha vinto 0-4, però questa stagione non vediamo più quel Tottenham, appunto, che le vince tutte 4-0 in casa, che fuori casa dopo mezz'ora vince già 3-0, 2-0, che diciamo regola le partite come vuole. Quest'anno il Tottenham fatica di più, magari Tottenham che può da vincere anche 7-0, però non va più in gol con facilità come l'anno scorso. Vince 3 partite di fila, questa è la terza vittoria di fila, se contiamo anche la Champions, quarta di fila. Però ragazzi, c'è anche dire comunque che l'anno scorso la vedevo un pochino come il Napoli d'Inghilterra, cioè la squadra che aveva giocatori fortissimi, perché ragazzi, per me Kane, Alli, Eriksen, Son veramente fortissimi, Vertonghen, Alderweireld, Lloris, sono veramente fortissimi, però d'altra parte dovevano proprio quest'anno partire a 3.000 a cercare di vincere la Premier League facendo benissimo, un po' come sta facendo il Napoli che chiunque affronta vince, e il Tottenham invece ha un pochino staccato la spina. In un campionato così, dove United, City, Chelsea, credo basta perché io Liverpool e Arsenal non le conto per niente per lo scudetto, comunque queste tre puntano allo scudetto e non vogliono mai fermarsi. Ora il Chelsea è in crisi, però per dirvi ha fatto due sconfitte, pare è in crisi. No, tre ne ha fatte. E è in crisi, questo ci fa capire per quanto ci sia poca tolleranza nel clima blues. Per cui ragazzi, bisogna correre e il Tottenham non ha tempo da perdere. Per me il Tottenham rispetto alle altre, per quanto riguarda la rosa lunga, è inferiore. Per cui deve compensare subito, approfittando degli errori degli altri, facendo più punti possibili immediatamente. Detto questo, settimana prossima sarà una giornata fantastica, ragazzi. Perché il Chelsea giocherà in casa contro il Watford. E ve l'ho detto, il Watford, come potete vedere anche dalla classifica, è quarto se non sbaglio. Comunque sta giocando un posto per la Champions, sta giocando benissimo. Il Chelsea non può più permettersi passi falsi, deve fare 3 punti. Se ne fa uno, per dire, per me Conte va a casa. Quindi bisogna stare attenti. E lo sappiamo che in Inghilterra l'abbiamo visto con Mourinho, l'abbiamo visto veramente con tutti, hanno cacciato Mourinho, quindi non si fanno scrupoli. Poi l'Arsenal andrà in casa dell'Everton, e una quarta sconfitta stagionale in tipo 9 partite potrebbe veramente far cacciare Wenger dopo anni, secondo me. E l'Everton lì da loro non è affatto un amico, anzi, poi staremo a vedere. E l'ultima partita, poi sono tutte un pochino che mi interessano tanto, però l'ultima partita che mi interessa tanto è Tottenham-Liverpool, perché se da una parte Liverpool sta andando bene, perché comunque pareggio lo United, vittoria 4-0 con l'Arsenal, dall'altra comunque c'è il Tottenham che gioca in casa, quindi in casa è una macina, lo conosciamo, ma soprattutto un Tottenham che deve assolutamente far punti e vincere. Una non vittoria contro il Liverpool in casa potrebbe veramente costargli, secondo me, anche una possibile lotta per lo scudetto, per lotta per la Premier League, perché poi durante l'anno sono punti che si vedranno mancare. Detto questo, ragazzi, questo era il mio punto sulla Premier League. Io spero come sempre che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, vi lascio un like, in caso contrario un dislike, vi lascio in descrizione il link del Maestro 2.0, che apprende i pronostici al migliore, calcio è veramente il migliore, mi raccomando ragazzi, fateci un salto. Buccia la palla come sempre, noi ci vediamo nel prossimo video.